Bene, allora benvenuto a Enea Roversi da Bologna. Siamo al secondo incontro del ciclo Così inutile e così necessaria, la poesia, un ciclo che abbiamo iniziato 2 anni fa, per avere un po' più polso, uno sguardo sulle realtà più significative, più attive da vari anni. Il mondo dei festival, della poesia. E oggi, appunto, abbiamo Enea Roversi, che è tra i fondatori di Bologna in Lettere, e ancora oggi, insomma, ne è un cardine. Parleremo con lui poi anche della sua passione per la poesia, ha pubblicato diversi libri. Bolognese, dicevamo, vive ed è nato a Bologna, si occupa da tanti anni di poesia e ha pubblicato diverse raccolte poetiche, ricordiamo le più recenti, da cui poi leggerà qualche verso, Incroci obbligati del 19, Coleottera del 20 e la più recente del 22. Incidenti di percorso. Ecco, inizierei allora, Enea, nel porti qualche domanda su quella che è la fondazione, insomma, se ci racconti un po' la storia della fondazione, vari anni fa, insomma, questa che è tra le realtà sicuramente più importanti, più significative. Della poesia e della letteratura, poi è un aspetto multidisciplinare, appunto Bologna in lettere. Certo, prima di tutto naturalmente volevo ringraziare a nome mio, personale, ma a nome anche di, naturalmente di Bologna Lettere che rappresento, volevo ringraziare te Massimo e l'associazione Rosmini e anche il vostro presidente, il professor Claudio Tugnoli, per questo invito. Per noi è così, un invito molto, molto gradito al quale abbiamo risposto con molto piacere. Bologna Lettere nasce nel 2013, quindi parliamo di 10 anni fa, e nasce come naturale evoluzione, sviluppo di una realtà poetica che si era formata nel 2011, che si chiamava Letteratura Necessaria. Letteratura Necessaria è nata nel 2011 da un'idea di Enzo Campi, che è il nostro direttore artistico. In poco più di 2 anni, quindi dal 2011 al 2013, ha realizzato più di un'80ina di eventi disseminati lungo l'arco di questo territorio nazionale. Era quindi, si poteva considerare Letteratura Necessaria come un progetto itinerante, perché appunto i suoi eventi erano dislocati lungo tutto l'arco del territorio nazionale. A un certo punto però ha sentito il bisogno di fare qualche cosa che avesse una sede, di qualcosa di distanziale. E Enzo Campi, che è stato il motore che ha messo in moto tutto questo, sia Letteratura Necessaria che anche l'idea appunto del festival, ha pensato a Bologna, lui che vive a Reggio Emilia, perché Bologna insomma è una realtà che è una città leggermente più grande, non è una metropoli, però è una città grande che offre magari molti più spazi rispetto a una città più piccola, più spazi da poter mettere a disposizione nei quali poter fare eventi culturali come quelli che noi avevamo in mente. Il progetto era, si poteva dire, un progetto di ampio respiro e quindi la scelta appunto è nata, si è centrata su Bologna anche perché in quel momento molte delle persone, dei poeti, delle poete che gravitavano attorno alla letteratura necessaria, vivevano o erano, avevano legami con Bologna. La prima edizione appunto nasce nel 2013 e nasce come un insieme di vari eventi dislocati lungo tutto l'arco della città, in tutta la città.
e c'erano 20 in una sola giornata, 22 eventi in 22 posti diversi. E probabilmente fino a quel momento non so se si era mai visto una cosa del genere in Italia. Sicuramente, però, se c'erano esempi, erano sicuramente rari. Pensare a un festival strutturato in questo modo. Così è che appunto è nato Bologna in Lettere. Una cosa che ricordiamo è che un giornale titolò, un giornale, la cronaca di Bologna titolò La città invasa dai poeti, proprio per dare quest'idea di questi eventi appunto che erano un po', avevano in un certo senso invaso il centro, ma non solo, anche la prima periferia di Bologna. E questa è stata la prima edizione. Poi si è sviluppata nel corso degli anni e da così raggiunto insomma una sua connotazione. Da un lato è uno sguardo su quello che è la situazione lo stato della poesia italiana, ma non solo, anche internazionale, visto che poi negli ultimi anni ci arriveremo poi più avanti parlando nel corso di questa chiacchierata, uno sguardo sullo stato della poesia contemporanea, ma anche un recupero critico e creativo di quelle che sono state le avanguardie storiche. Infatti noi abbiamo sempre affiancato poi nel nostro festival sia lo spazio dedicato appunto alle voci contemporanee che anche dei focus o degli incontri dedicati a grandi poeti del passato, del recente passato. E quindi nel corso degli anni il festival si è modificato e nelle prime edizioni era caratterizzato da dediche. Infatti noi avevamo fatto dediche a Emilio Villa, a Pierpaolo Pasolini, a Amelia Rosselli. Poi abbiamo fatto dei focus strutturati dedicati a autori quali Pagliarani, Balestrini, Artaud, e anche degli omaggi nel corso degli anni, autori sia del passato, ai Baudelaire, ma anche autori più recenti, come Chiamenti, Insana, Galloni, per fare soltanto alcuni nomi. Abbiamo coinvolto nel corso di questi nostri progetti alcuni editori e sono nati anche dei libri collettanei dedicati appunto ad alcuni autori. Ecco, li ho portati qui giusto per farveli vedere. Questo è Paraboliche dell'ultimo giorno per Emilio Villa, cuore di Enzo Campi, edito da levocidellaluna.com press. Poi c'è, sempre di autori vari, Pasolini, La diversità consapevole, sempre a cura di Enzo Campi, edito da Marco Saia. E poi Il colpo di coda, Amelia Rosselli, La poetica del lutto, sempre a cura di Enzo Campi, edito da Marco Saia. E poi vabbè, questa è un'antologia, però ne parleremo dopo perché è un altro tipo di libri che sono nati dal festival. Ecco, quindi da qui appunto nascono le collaborazioni con gli editori e il festival si sviluppa man mano, diventa un festival di più ampio respiro, caratterizzandosi sia per gli eventi dal vivo, ma anche con il contributo di video. Infatti noi abbiamo un nostro canale YouTube nel quale ci sono a disposizione di tutti ben 660 video di autori provenienti da ogni parte del mondo. Ed è un numero, direi, ragguardevole. Non so quanti altri festival possono vantare un numero di tale di contributi.
È una selezione così molto vasta e anche in un certo senso rappresentativa di quello che è appunto lo stato della poesia contemporanea, appunto, non solo in Italia, ma anche al di fuori dell'Italia. È un festival che è sempre stato autarchico, se possiamo dire, nel senso che si è sempre mantenuto da solo, non abbiamo mai avuto fondi o da istituzioni varie, quindi abbiamo sempre vissuto di quello che abbiamo fatto. Diciamo che fonte di sustentamento è diventato poi dalla terza edizione il premio letterario. Il premio letterario nasce nel 2015, appunto con la terza edizione del festival, e per 2 anni è stato un premio a tema. E poi dal 2017 è stato conformato, si è consolidato come tema libero in 3 sezioni: poesie singole inedite, raccolte inedite e opere edite. Successivamente è stata aggiunta anche un'altra sezione dedicata alla poesia orale performativa, che dalla prossima edizione. Pubblicheremo il bando prossimamente, contiamo nel mese di ottobre, tra ottobre e novembre, di pubblicare il bando di quella che sarà l'edizione del 2024. E la prossima edizione, come stavo dicendo, sarà intitolata, questa è una notizia ufficiale, è data anche in anteprima, sarà intitolata Nina Maroccolo. Nina Maroccolo è stata un'autrice che ha veramente segnato il mondo della poesia, ma non solo, anche il mondo dell'arte negli ultimi anni, ed era un'autrice molto legata al festival. Purtroppo è scomparsa più giovane recentemente, nel febbraio di quest'anno, e quindi abbiamo pensato di dedicare a lei questa sezione del premio. Ogni sezione ha una sua specifica giuria, totalmente indipendente una dall'altra, quindi si lavora naturalmente con la massima riservatezza, la massima segretezza. Nel 2022 abbiamo avuto un'ulteriore sezione dedicata alla videopoesia, che ha visto la partecipazione di molti autori da varie parti del mondo, però non l'abbiamo più ripetuta. Agli autori che vincono nelle sezioni della poesia edita viene riconosciuto un premio in denaro, mentre la raccolta vincitrice della sezione raccolte inedite viene pubblicata a titolo gratuito, assolutamente gratuitamente, quindi senza nessuna richiesta di alcun contributo all'autore o all'autrice, da un editore piuttosto importante. Attualmente noi collaboriamo con la casa editrice Punto Capo, però in passato abbiamo pubblicato, con cui l'anno scorso abbiamo pubblicato anche, oltre alla raccolta vincitrice, un'antologia della sezione poesia singola, che è questo, che si chiama Singolare Molteplice, antologia del Premio Bologna Lettere 2022. In passato oltre a Punto a Capo abbiamo collaborato con altri editori, che sono appunto quei libri che vi ho mostrato poco fa: Le Voci della Luna Dot Compress, Marco Sei editore, Samuele editore, e anche Bertoni, con quale abbiamo pubblicato un'antologia che si chiama Babella, di cui parlerò magari più avanti. Quindi il festival, diciamo, si è evoluto nel corso degli anni, sia puntando sull'aspetto multidisciplinare, quindi aprendosi a tutte le forme della poesia, magari poi ne parleremo dopo, sia anche aprendosi cercando di avere un respiro internazionale. Quindi abbiamo avuto, come dicevo, molti contributi video, ma anche qualcuno in presenza di autori internazionali. Quindi se tu, Massimo, mi permetti, volevo solamente citare, così, pescando dalle vecchie edizioni del festival, alcuni nomi di autori e autrici che hanno partecipato.
quindi tra gli autori e autrici, quindi tra poeti e poete, Lello Voce, Nanni Balestrini, Gabriele Frasca, Nadia Gustoni, Carlo Bordini, Francesca Serragnoli, Paolo Valesio, Maurizio Brusa, Stefano Simoncelli, Alessandra Carnaroli, Laura Liberale, Ranieri Teti, Maria Grazia Calandrone, Gian Ruggero Manzoni, Ida Travi, John Giorno. Nella performance ricerca Nina Maroccolo, Maria Corporal, Enzo Minarelli, Fabio Recchini, Marzia Carrozzo, Ionida Prifti, Tiziana Cerarosco, Dome Bulfaro, Andrea Inglese, Giampaolo Guerini. Per la critica Plinio Perilli, Gilda Policastro, Cecilia Bello Minciacchi, Daniela Rossi, Carlo Pasi, Flavio Ermini, Biagio Cipollaro, Roberto Chiesi, Andrea Cortellessa. Per la musica e teatro Roberto Pacidaloa, Frank Nemola, Lodo Guinzi, Miro Sassolini, Marion D'Amburgo, Stefano Casi. Il Crudel Festival solitamente è per tradizione il mese di maggio. L'anno scorso abbiamo fatto due eventi, negli anni passati siamo arrivati a fare anche quattro weekend nello stesso mese di maggio, però era molto impegnativo dal punto di vista organizzativo. Però i nostri eventi si svolgono lungo tutto l'arco dell'anno, tanto che alcuni anni fa fu coniato lo slogan un festival, voglio lettere, un festival lungo un anno, proprio andiamo, i nostri eventi vanno appunto anche negli altri mesi. E a questo proposito magari posso anticipare che per la prossima edizione, la dodicesima, i primi eventi che ci saranno. A ottobre avremo la premiazione dei vincitori in un'unica serata, la premiazione dei vincitori finalisti segnalati del premio letterario edizione 2023. A novembre avremo due eventi, il primo dedicato alla presentazione di due libri, che sono rispettivamente di Loredana Magazzeni e di Elisabetta D'Estasio. Il secondo, questo all'inizio di novembre, il 5, mentre il 25 di novembre avremo una serata dedicata alla poesia irlandese. E nello specifico le poetiche di Evan Boland e Frida Loughton, che sono state due importanti autrici irlandesi, che stiamo organizzando insieme a Viviana Fiorentino, che è un'attrice e traduttrice italiana che vive in Irlanda. Poi con l'anno nuovo sicuramente faremo un focus omaggio dedicato alla già citata Nina Maroccolo e due eventi online dedicati alla poesia e alla videoarte internazionale. Ecco, questo punto Grazie, sì. pare Dato un completo, sì. Sì, non no, infatti. lo diciamo, non, non senso. Ecco, poi vogliamo entrare poi nello specifico, poi chiedermi Sì, appunto. no, beh, appunto mi interessava anche la relazione con poeti internazionali, ma sostanzialmente, no, dicevi, è stata una forte partecipazione nei video, nella sezione video, e poi fate presentazioni di, come in questo caso, dei due irlandesi, insomma, di autori, insomma. Sì, sì, sì. Sì, Singoli. sono due libri che sono uscite. Escono appunto le traduzioni italiane di queste due autrici e abbiamo piacere appunto di presentarle insieme anche perché così avremo modo anche di cerchiamo di far conoscere anche autrici o autori che sono stati magari non sono particolarmente conosciuti o per esempio, una delle ultime edizioni abbiamo fatto una presentazione di una monografia che è uscita su Cosimo Ortesta, che è stato un autore che è stato riscoperto negli ultimi anni, la stessa Yolanda Insana, che abbiamo accennato prima. Abbiamo dato spazio, come dicevo prima, alla poesia nelle sue varie forme. Quindi l'aspetto multidisciplinare, l'aspetto multidisciplinare del festival. Quindi parliamo di poesia orale, spoken word, performance, poetry slam, video arte, video poesia, poesia con musica, accompagnamento musicale, poesia dialettale, poesia in lingua italiana, poesia di altre lingue con traduzione in italiano. Le varie forme della poesia hanno sempre dialogato tra loro e ognuna di loro è sempre stata parte poi di un'unica cosa. E qui si potrebbe poi partire con un lunghissimo ragionamento su che cosa è poesia, cosa non lo è, che cos'è oggi la poesia, cosa rappresenti, che valore ha all'interno della produzione culturale in generale, ma sarebbe un discorso lungo, forse infinito, quindi direi che Bene, non è il ecco. caso di affrontare.
Mi interesserebbe, ecco, anche sapere un po' dello spazio che il festival ha riservato dalla sua fondazione, alle scuole, da un lato agli studenti e dall'altro invece ai poeti giovani. Sì, certo. Ecco, volevo citare una frase del nostro direttore artistico, Enzo Campi, che così ve la propongo anche come forse anche un suo saluto nei vostri confronti. Lui afferma che la poesia è quel luogo dove non si può dimostrare ciò che accade, ma dove si può dimostrare ciò che non accade. E il suo ragionamento poi è questo: se lavoriamo su qualcosa che non può essere dimostrato, vuol dire che la poesia non deve rassicurare, la poesia non deve essere facilmente riconoscibile, deve essere interpretata con la consapevolezza di fallire, ma deve comunque sviluppare e fomentare nel fruitore un pensiero, deve creare attrito tra una superficie e l'altra, tra una stratificazione e l'altra. Non che debba disturbare, ma sicuramente non deve rassicurare. Rassicurare significa pacificare, mettere da parte, rimuovere. Non ci interessa di qualcosa che ci rilassa o che azzera qualsiasi pensiero critico, ma anzi, al contrario, ci si interessa di qualcosa che crea agitazione, che fomenti un'azione e una reazione. Insomma, in poche parole, bisogna che qualcosa si muova. Se tutto è statico, immobile, già visto, già detto, non c'è bisogno di parlare. Ecco perché appunto Boni Alletti ha sempre cercato di mettere in pratica questa sorta di agitazione con anche delle proprie produzioni, quindi abbracciando l'intero universo che si muove intorno alla poesia e che crea la poesia. Quindi al Poetry Slam, ai recital, per esempio abbiamo realizzato un recital che si chiamava La macchina miracolante, basato sulla corrispondenza tra Leonetti e Pasolini, dalla quale poi nacque la rivista Officina. Le performance, ne cito una, Le mura di Tebe su testi di Emilio Villa e musiche di Mario Sbarina, che è stato membro del nostro staff fino a poco tempo fa, che è stata rappresentata almeno una quindicina di volte un po' dappertutto. Poi un format che si chiamava Il Baratto, in cui gli autori si scambiavano i testi, oppure autori che, poeti che leggevano testi di autori del passato. E poi il format classico che noi abbiamo tutti gli anni, che è la maratona poetica che conclude il nostro festival e che così rappresenta un modo di creare aggregazione e interazione fra le varie realtà politiche, realtà poetiche e fra le varie voci poetiche che ci sono nel panorama poetico italiano. Allora, mi chiedevi scusa se sono un po' allungato la cosa, non volevo. Mi chiedevi invece dei rapporti con i giovani e con le scuole. Dunque, beh, per quello che riguarda il rapporto con le scuole, noi abbiamo avuto nel corso delle prime due edizioni del premio, una sezione dedicata, appositamente alle scuole superiori. E devo dire che ebbe un certo successo, in quanto parteciparono con i loro elaborati studentesse e studenti delle scuole superiori da ogni parte d'Italia. Poi, motivi nostri organizzativi, non l'abbiamo un po' ripetuta, ma non è escluso che in futuro si possa ritornare a ripetere questo tipo di esperienza, non fosse altro che. Io a Bologna abbiamo un'istituzione che si chiama Alma Mater Studiorum, che è una delle università più antiche del mondo, con cui in passato abbiamo avuto qualche contatto. E magari ci piacerebbe anche poter sviluppare in futuro altro tipo di collaborazione. Ecco, questo per quello che riguarda specificamente i rapporti con le scuole. Per quello che riguarda invece i giovani. I giovani, nelle nostre edizioni abbiamo avuto in occasione di vari eventi una larga partecipazione di pubblico giovane. Mi riferisco in particolare agli eventi di poesia orale performativa, di Poetry Slam, Spoken Word, che sono quelli che chiaramente riescono ad attirare un pubblico, la maggior parte di pubblico giovane rispetto ad altri tipi di eventi poetici. Per esempio, abbiamo organizzato alcuni eventi in collaborazione con alcuni anni fa, alcuni eventi in collaborazione con Zopalco, che è
un collettivo di artiste e artisti molto giovani e molto talentuosi, che è nato a Bologna e che anzi ha mosso i primi passi proprio con noi qui a Bologna Lettere, e che sono esibiti in varie parti d'Italia. Però mi piace ricordare la grande affluenza di giovani, ed erano per la maggior parte studenti universitari, qui dell'Università di Bologna, che avevamo all'evento di Nanni Balestrini. Fu una delle sue ultime apparizioni dal vivo. Fu una lettura molto, molto appassionante, appassionata da parte sua. E propose una serie di letture presentate dalla critica Cecilia Bellominciacchi. E quella sera mi ricordo che c'erano davvero tanti giovani in sala ad assistere alla lettura di questo nome importante della poesia italiana, dell'avanguardia anche. È stato un grande innovatore per tanti aspetti. Più in generale, comunque, Bologna Lettere ha sempre cercato di dare spazio alle autrici, agli autori giovani. Anche nell'ultima edizione abbiamo avuto moltissimi autori della generazione, diciamo, dei trentenni. Questo perché cerchiamo sempre di essere sempre attenti a quello che è lo stato appunto della poesia in Italia, vedere anche le nuove proposte che ci sono, anche per quello che riguarda la parte della poesia orale performativa, abbiamo sempre una grande partecipazione di autori. Ci sono degli autori, dei giovani performer, che sono veramente molto, molto bravi, ma molto preparati anche. Questo è, secondo me, un buon segnale. Ecco, noi vogliamo anche insomma, dare dei segnali positivi per quello che riguarda la poesia, anche perché sai benissimo che guardando anche quello che succede sui social ci sono continuamente, no? Polemiche su ma cos'è la poesia, ma perché, ma che senso ha, ma chi è che si può dire poeta, ma la poesia è morta, la poesia, no? Ci sono troppi poeti, troppa gente che scrive, poi si legge. È un continuo, come dire, rimestare quella cosa, rigirare sempre la stessa cosa, un po' un parlarsi addosso, che alla fine poi non porta molto. Noi siamo appunto per avere, dire che essere positivi in questo senso, che ci sono delle cose, la poesia non è statica, si muove. Propone sempre in grado di rinnovarsi, di proporre qualcosa di nuovo, guardando comunque sempre chiaramente al passato, cercando di mantenere la memoria di quello che è stato, però è una forma d'arte che, secondo me, forma di espressione d'arte che, secondo me, è viva e rimarrà sempre viva, nonostante tutto il male che se ne dica, a cominciare dai poeti stessi, sono i primi a parlare male della poesia, poi. Grazie molto. Ecco, allora grazie per questo affresco panoramico sulla realtà del Festival di Bologna in Lettere, appunto tra i più attivi nell'ultimo decennio in Italia. Casomai una fase conclusiva in cui vedremo la possibilità di qualche domanda, intervento al pubblico, chiederei a Enzo Campi se vuole, lo vedo presente, insomma, se vuole aggiungere qualcosa anche in qualità Enzo, bene, di fondatore, magari, delle ecco, per cui magari poi lo chiamerò, voci amiche, anche vedo dei nomi di dato che ha amici. avuto un ruolo così fondamentale ed ancora, insomma, in questa realtà. Sicuramente, no, ripeto, lui adesso non per così, vorrei alimentare il suo ego, ma insomma, sicuramente è stato l'ideatore prima di Letteratura Necessaria, che è stato un po' l'embrione da cui è nato poi il Festival, poi di Bologna Lettere stesso. E poi l'idea anche delle curatele dei libri che vi ho mostrato prima sono sue, quindi anche
Secondo me anche una voce poetica, se non lo dico così per piaggeria, poi lui lo sa, insomma, non abbiamo bisogno di queste cose, però è anche una voce poetica non sufficientemente, a cui non è stata sufficientemente data l'importanza che merita in questo campo, nel panorama della poesia italiana. Ecco, mi sta mandando un messaggio, mi ha dato adesso un messaggio, Enzo Campi mi dice che non può intervenire, parlare perché ha avuto un intervento ai denti e quindi saluta e quindi non può parlare direttamente, quindi parlo Allora, direttamente posto. grazie. Ecco, Grazie. comunque appunto per finire il discorso su Enzo, che lui ha un background importante di autore, di critico, ma si è occupato anche di teatro, di videoarte in passato, quindi andrebbe secondo me anche conosciuto, poi chiudo su di lui, se no veramente non vorrei che si mutasse la testa. Andrebbe sicuramente, ecco, conosciuto, apprezzato non solo come organizzatore di eventi, ma anche proprio come poeta, come autore. Questo chiudo con le Grazie. domande su di lui. Ecco, allora, ora farei una virata su Nero Versi Poeta. Nelle sue ultime raccolte poetiche, Roversi pone al centro l'indagine della condizione umana, prevalenza nel suo abitare gli spazi cittadini, artificiali, più che naturali. Ne esce un quadro di solitudine, di spaesamento, alienazione, separazione, perdita, sfasamento, che negli oggetti e negli spazi abitati trova il proprio correlativo oggettivo. Il sistema consumistico si pone come risposta a ogni desiderio esistente e crea desideri effimeri, rendendo cosa consumabile non solo gli oggetti, ma anche l'uomo, i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue relazioni. È una serie di fotogrammi da un'attualità, come scrive lui stesso, pervasa, no, scrive, sì, assieme poi a Enzo Campi, che ne fa, nella terz'ultima raccolta anche la prefazione, pervasa e pervertita della globalizzazione, che è il tema centrale della sua cognizione e ricognizione, costretta a ragionare in bianco e nero, a muoversi su una scacchiera. Dove per procedere dobbiamo mangiare la pedina che ci ostacola, quella a cui ci rinviano appunto i suoi versi in croce obbligati. Una poesia che parla di vizi, di un'immanenza abbruttita, dove il singolo è prevaricato da un presunto bene collettivo. Cito, una morfica civiltà di fango, multimediale nonché mediocre, multirazziale nonché razzista, un nuovo medioevo che avanza scomposto. In avanzato stato di decomposizione, minato dalla violenza futile, prossimi alla decadenza. La poesia era il nuovo medioevo. Una società dove non si è più socius, amico, alleato in vista di un fine comune, bensì oggetti di deflagrazione e coagulazione, in uno spazio separato dove prevale la disillusione, nella consapevolezza che ciò che rimane all'umano sono poche pagine dal diario della schizofrenia. La possibilità da buffoni e ubriachi poeti, autoironici, ironici, démodés, di catalogare le differenze prima di doverle rimuovere. In questa consapevolezza, al poeta, chiediamo, resta solo un residuo di lieve, ironica, autoironica, invettiva, il ruolo di un Pierrot giulare depresso che segnala fanciullescamente la nudità del re e del suo regno. Cantore del degrado e dello sgretolamento dell'umanità e dei suoi valori, non è, ci chiediamo, chiediamo a Roversi più tempo nella società di oggi di invettiva, lotta, resistenza e idealità? La poesia può solo registrare il dissesto, il disastro e la catastrofe, il fetore del fine impero dilagante, di un'umanità massificata, ingabbiata nell'informazione globale, nella Legoland del divertimento a tempo indotto, oppure facendosi critica, pensiero della crisi, sfrattura nel suo essere macerare di coscienza, può svolgere ancora una funzione essenziale e salvifica? Allora,
Io ho detto in più di un'occasione riguardo le cose che scrivo, riguardo la mia poesia, che è incentrata sul mal di vivere, no? Quindi è quello che mi viene naturale, osservare il malessere, i disagi del vivere quotidiano e parlare di questo. Tra le parole che hai citato tu prima, ce n'è una che mi piace particolarmente, che sento maggiormente mia, che è spaesamento. Io trovo che lo spaesamento sia una condizione, sia un sentimento che sia molto presente nella società in cui viviamo. Qui non serve essere poeti, non è necessario scrivere una poesia, o scrivere andando a capo, scrivere dei versi per rendersi conto dello spaesamento. Quindi lo si incontra, lo si tocca con mano, quotidianamente. Sicuramente, tu hai detto che la poesia può registrare il dissesto, la catastrofe, il fettore del fine impero dilagante. La poesia lo fa, ma, come accennato, non deve poi limitarsi a questo. In questo senso, io penso che la poesia possa fare molto. Quindi, non solo facendosi critica, ripeto appunto, prendo le parole che hai usato tu prima, può fare molto anche se pare che non conti nulla e che non serve a nulla. Raccontare il male, il brutto e combatterlo attraverso la bellezza, questo secondo me è una cosa che è importante. Io amo dire che la poesia non salverà di certo il mondo, ma un mondo senza poesia è sicuramente un mondo destinato a non salvarsi. Quindi lo dice poi anche il titolo della vostra rassegna, no? Così inutile, così necessaria. È necessaria. È necessaria. È necessaria la poesia. Serve a creare dubbi nel lettore. Il lettore davanti alla poesia, secondo me, deve porsi delle domande, non deve cercare delle certezze. Magari macerarsi, cercare di capire, sforzarsi di capire, ragionare. La poesia non deve appiattirsi, non deve dare qualcosa di. Ecco, l'abbiamo detto anche prima, no? Le parole attraverso le parole di Enzo Campi, non deve rassicurare, non deve essere qualcosa di. Non deve essere qualcosa di definito, probabilmente. Però è secondo me, ecco, può avere un ruolo importante, può aiutare, non dico smuovere le coscienze, può sembrare forse così, una cosa idealista, può sembrare, però può servire diciamo, andiamo a smuovere il ragionamento, a creare i dubbi che dicevo prima. Io amo la poesia che crea dubbi. Mi piace quando la poesia, quando davanti a una poesia leggo altri autori, altre autrici che mi mettono davanti a un dubbio, davanti a un qualche cosa di non rassicurante, qualche cosa che mi crea così, un sommovimento interno, ecco, io amo quel tipo di poesia lì. Quindi penso che in questo senso si potrebbe, parlavamo prima di scuola, la scuola, senza voler entrare nelle solite banalità, discorsi triti o ritriti, però ecco, secondo me la scuola potrebbe in questo senso fare molto, allargando appunto la propria visuale, cercando di mettere la poesia fatta bene nei propri programmi,
educando i giovani all'amore per la poesia, all'amore per l'arte, per il bello e non solo non solo la scuola che non deve essere finalizzata solamente a creare dei futuri manager, perché è giusto che ci siano, si insegni che cos'è, insomma, uno esce da scuola deve essere in grado appunto di affrontare il mondo del lavoro, per carità, però anche questa componente, secondo me, è importante e dovrebbe essere coltivata nelle scuole, ecco. Insomma, c'è spazio, ecco, volendo c'è lo spazio, ci potrebbe essere. Come cioè, potrebbe essere lo spazio per la poesia anche in tanti altri ambiti. Ecco. Poi è vero che siamo un po' confinati fra di noi, ce la cantiamo, ce la suoniamo, una cosa di nicchia, bla bla bla, però sono sempre quelle cose che diciamo, però insomma, vedo che poi alla fine Certo. Ti così è. chiederei guarda, di leggere qualche poesia da Certo. incoci obbligati. Obbligati? Sì, allora ho scelto, vabbè, visto che hai citato Legoland, che è anche uno dei miei testi preferiti e che in genere propongo quasi sempre. Leggo Legoland e poi altri due, che ho scelto altri due testi, di cui uno che non leggo solitamente, che è una cosa un po' diversa da quello che leggo di solito. Ora, questo è Legoland che è tratta dalla parte che si chiama Dal taccuino dell'Apolide, sono testi scritti tra il 95 e il 2006, quindi andiamo già un po' indietro. La transumanza delle idee si ripropone lungo i versanti dell'anima, attraversa le autostrade che portano al mare, suoni confusi di gomme bruciate, cantieri dell'illusionismo, teatri malandati senza più maschere. Per uno spettacolo troppe volte replicato. Il paradiso è oltre la staccionata, un Eden masticato in fretta, senza neppure smaltirne le scorie. Una cavalcata a pelo sopra il catrame fresco, aggrappandosi allo specchietto retrovisore. Un salto senza rete di solida inquietudine, mostrando alla folla la migliore dentatura. Appare infine l'universo degli incanti. Con le sue luci fredde e gelatinose, paese dei balocchi per uomini malati, Legoland per adulti tristemente griffati. E meno male che ci rimane il tramonto, con i suoi spicchi di arancia rossa, increspati di irriverente foschia. Qui dalla sezione Campari Soda, così che dà il titolo alla sezione Campari Soda. Invece, come periodo siamo nel 2016. Per favore, lasciate libero il passaggio. Fate strada al corteo delle nubi inesplose. Volgete loro lo sguardo felice e inebetito, gonfio del vostro ottimismo da Campari Soda. Le inquietudini moriranno annaspando tra i cubetti di ghiaccio e le fette d'arancia. Le paure si trasformeranno in affari. Trionfo dell'impero. Logica imperante, spessore che cresce e si robustisce, un'aria nuova percorrerà le strade, gli elettroencefalografi non daranno più fastidio alcuno nel silenzio reale della radura urbana trasformata. Ho scelto un testo che è tratto dalla sezione Poesie sul dolore, poesie sparse, 2008-2014. È un testo un po' più leggero, invece, una poesia che fondo, insomma, in un certo senso una poesia d'amore, così per alleggerire un pochino il tema. Si chiama La fotografia. Scostassi appena di poco quel vaso di fiori sul tavolino, potrei vedere meglio da qui la fotografia che ci ritrae, sorridenti e fieri, in una città lontana. La mano potrebbe muoversi, sicura, o più facilmente, goffa. Ed ecco allora che potrebbe quel vaso cadere, urtare la fotografia e mandarla per terra, il vetro in frantumi. Noi, sempre sorridenti, anche se molto meno fieri, lì sul pavimento, avremmo vissuto così un volo, inaspettato e senza conseguenze, tranne, si intende, per il vetro. Questo era un po' di più. Grazie. Torci obbligati, grazie a te. Ecco.
Invece nella penultima raccolta, Coleoptera, Sì. l'indagine sulla stagnazione antropologica passa dall'analisi degli insetti. Quali correlazioni essenziali ritrovi? Alla fine sembra auspicarsi una nostra mimesi di coleotteri saprofagi. Non ti sembra una visione eccessivamente nichilista e catastrofica? Sì, mi rendo conto che una prima lettura posso, i miei testi possono dare questa impressione. Però proprio in Coleottera c'è un testo che termina con l'immagine di un bambino che ride. Quindi sta lì. In mezzo a testi che parlano di distruzione, di paesaggi spettrali, visioni distopiche, catastrofiche, di solitudine. Ecco, c'è questa immagine di questo bambino che ride. E quindi io dico, ripartiamo da lì, da questo bimbo che ride. Ti invito a leggere la poesia allora. Può essere un'immagine di speranza ed è. Questa qui si chiama Utopia in bianco e nero. Ecco, questa poi per dimostrare che, dimostrare, insomma, per voler affermare da parte mia, se è così, a mia discolpa, ecco, voglio dire, faccio la ringa difensiva, no? Che non è tutto così catastrofico quello che scrivo, però ecco, magari fra le righe, magari scavando, però un filo di speranza c'è. Ecco, quindi. Penso che ci sia sempre, anche se nascosto, e dobbiamo poi coltivarlo. La poesia si titola, non era fra quelle che avevo scelto, però visto che appunto ne ho parlato, ne tolgo un'altra, ecco. Si chiama Utopia in bianco e nero. Li puoi vedere meglio ora, da qui, nel loro transito reale, umani senza più timori. Stanno passando, vanno incontro alla nuova terra, al nuovo microcosmo colmo di nuvole, radenti le case. Con i geranni al davanzale, i fili del bucato, nulla è cambiato. Tutto si è trasformato. Li puoi osservare, hanno imboccato vie di fuga, strade bianche a perdita d'occhio, i pixel da regolare. Lo sguardo è un rettangolo nero. Li puoi vedere bene, ora. Qualcuno arranca, cade, si rialza, altri piangono. Guarda meglio laggiù, c'è una figura, piccola, accovacciata. È un bambino. Muove le mani e ride. Ecco, questo punto è. In mezzo a tutto questo catastrofismo che c'è in questo coleoptera, cioè questo spiraglio, diciamo, questa fessura che si apre verso come dire, la positività, ecco, diciamo così. Vuoi leggere ancora un paio di poesie da Coleoptera? Volentieri, volentieri. Allora, avevo scelto allora. Avevo scelto questo che è una delle mie preferite, Pioggia di rane. E della virtù, poi, che ne faremo? Dei ricordi avvolti nel cellophane, di tutti i fulmini caduti dal cielo durante i temporali estivi. Che ne faremo della sabbia nelle clessidre, dell'intonaco che cade a pezzi e dei chiodi arrugginiti che rimangono su, attaccati a un'idea da nulla. Che ne facciamo ora poi di questa nostra insipienza, degli ululati notturni, della neve così poco rassicurante e del sole nascosto? Che cosa ne possiamo fare dei segnali di pericolo, degli allarmi, delle dottrine rinnegate? Possiamo attendere impassibili o sgomenti, la pioggia di rane o l'ultima eclissi che verrà. E poi scelgo dunque di una. Dunque, ho scelto altri due. Vabbè, scegliamo questa, si chiama Corsia Ospedaliera, è un'immagine di un ospedale. Ne ho scritte più di una di poesie che hanno immagini, non so perché, non ho una fascinazione particolare per gli ospedali, però si vede che mi Grazie. ispirano sempre, inconsapevolmente mi nascono delle immagini. Questo si chiama Corsia Ospedaliera. Da quella luce smaccatamente bianca,
un pulviscolo di pallore che spiazza, e rassegnazione che sfibra, mortale, martellante, cieca. Attraversa la geometria delle porte, tutte uguali, come le camere, come i letti di ferro, come i parenti chinati sui letti. Entra con fare autoritario la valchiria che fa uscire tutti, ed eccoli lì, strisciare i piedi su quel pavimento igienizzato, mentre un anziano, ossuto, passa, tiene stretta la flebo, come uno stanco tedofono, attraversa la corsia di pulviscolo grigio, sparisce poi nella sua quotidiana fatica. E che ne abbiamo già lette tre di questa cosa, quindi sì. Ecco, allora, Questa è l'opera del 2020. Insomma, il bene. libro è uscito in piena pandemia, è uscito nel marzo 2020, eravamo nel pieno della pandemia, e fece aggiungere all'editore una nota, perché mi dava l'impressione che fosse un libro scritto apposta per voler sfruttare il momento, perché molti temi si potevano ritrovare nella quotidianità, appunto, di quel periodo drammatico che abbiamo vissuto in quel periodo. Invece hanno voluto scrivere che erano testi scritti nel 2018. Questo non voler dire, passare per tragicamente profetico, assolutamente, per carità, però insomma, è una cosa che avevo già scritto, non è che lo scrivi adesso per sfruttare. Non era l'occasione. Esatto. Invece nell'ultima, più recente del 22, raccolta, Incidenti di Incidenti di percorso, sì. percorso, che comprende poesie scritte in un quarantennio, hai ripescato dal cassetto anche dal 1981 Esatto, una delle prime cose. fino al 2021, riprendi comunque la visione coerentemente delle precedenti raccolte, attraverso sempre l'occhiale di un poeta triste, ironico, di un Pierrot dell'occhio lacrimoso, che talora, per non piangere e soffrire, ride. C'è una poesia, infatti, anche in questa raccolta sul poeta che ride. Si grida, esatto. L'ipocrisia ride della pochezza umana a partire, c'è cioè, l'autodonia, diciamo, dalla propria. E c'è anche un esergo, una sezione, appunto, una citazione da Flaiano, no? Sì. Sostanzialmente, no? Cioè, Sì, è una posizione che mi piace molto quella. Sì. poi magari la leggiamo, in Sì. cui si dice sostanzialmente che, voglio dire, la miglior critica è quella di se stessi, insomma, no? Quindi, più che degli altri, insomma, interessano più i difetti propri. Quindi c'è molta autoironia, ecco, anche nelle tue raccolte, quindi non è l'altro uomo, è l'umanità di cui ovviamente facciamo parte tutti. Il pennello per dipingere, io ricordo che nei Roversi si diletta anche nel collage, ad esempio, no? Anche con l'arte da tanti anni. In una poesia scrivi: il pennello per dipingere il mondo cade di mano, no? E si indurisce sostanzialmente. Le ombre rimangono mute al loro posto. Il gioco della finzione e dell'illusione continua tra intermittenze, lasciando cadere i versi in un prato secco di carta bianca. Si fanno prove di resistenza. Eravamo consapevoli un tempo di come saremmo diventati. Se così fosse stato, di sicuro, avremmo evitato questo disastro. Ci avremmo almeno provato. Un Pierrot che assiste semi-impotente alla distruzione di un'umanità, che alza i calici, brinda. Analfabeta anestetizzata, pronta a obbedire sorridente o, come nella poesia d'umore, a urlare barbaramente, ma non per ribellarsi. In fila chilometrica per arrivare per prima all'inaugurazione di un nuovo centro commerciale, nella ricerca di una felicità effimera, accettando fantasmi e nuovi dei creati dagli uomini potenti che si stanno prendendo tutto, arroganti e col ghigno. Uomini di un impero decadente. Cosa ci può salvare? Il tempo che perdiamo a pensare, a cercare una via di fuga adatta, un frammento che sia chiave d'accesso ad una verità sepolta, oppure sperare in una perdita di memoria che porti con sé anche la dimenticanza di rabbia e sogni verso un lago calmo di rassegnazione? Oppure infine si insinua nel profondo la convinzione, molto svediana,
La coscienza di Zeno, l'ultima pagina, terribili e profetiche, la coscienza di Zeno, che la catastrofe inaudita sia inevitabile, che quello che i veneziani chiamano l'acqua granda, che sarà l'ultima acqua che seppellirà E poi in acqua a Venezia, che un'onda grande ci sommergerà tutti, come un'altra tua poesia, che l'uma in qualche modo l'onda, che l'umanità sia in procinto di cadere in un fragore muto. E in alcuni passaggi delle tue poesie ho trovato veramente grande somiglianza con la chiusa della coscienza di Zeno, anche dove dici, a parte la catastrofe in un fragore, no? Usando lo simbolo muto, no? Perché dice Svevo, ricordiamo che una sorta di scienziato pazzo creerà nel chiuso della sua stanza un'arma micidiale, no? Inaudita, e prefigura più di 20 anni prima la bomba atomica. Poi ci sarà invece un uomo un po' più malato degli altri, qui abbiamo l'uomo terrorista, insomma, che per motivi ideologici, eccetera, ruba l'arma dello scienziato che non pensa alle conseguenze, che la porrà una sorta di Joker, che la porrà al centro della Terra e la farà in silenzio deflagrare. Dice che la Terra errerà, no? Frammenti, libera da ogni forma di vita, ma soprattutto da ogni parassita, da quel parassita uomo che nella sua evoluzione tecnologica è riuscito, da dove nessun'altra specie animale, né virus, né 100 volte più grandi batteri, né centinaia di volte più grandi insetti, né altre forme di vita sulla Terra riuscirebbero mai a fare, cioè distruggere la possibilità stessa della vita sulla Terra, distruggere il pianeta stesso. Ecco, certe volte sembri quasi prefigurare lo svevo conclusivo della coscienza di Zeno, anche là dove dici che non ci sarà più spazio per gli altri, anche per gli animali, no? Quasi un'idea anche di sovrappopolamento, sovraffollamento, insomma, comunque sono molti punti di convivenza. Ecco, quindi la domanda in chiusa, e poi ti invito a leggere qualche poesia da questa ultima raccolta, appunto, è questa, appunto, resta solo, non dico la speranza, ma la sicurezza e la convinzione di una catastrofe inaudita finale, o possiamo per noi, anche per le nuove generazioni, anche grazie alla poesia che parla di dubbi, ma forse anche di speranza, credere in qualcosa di diverso. Hai citato Svevo, il finale di Svevo, e questa è la dimostrazione di come molte volte la letteratura, la poesia o l'arte anticipano il futuro, no? Quello che tu hai detto appunto del finale del romanzo di Svevo. E non è un caso appunto che 20 anni dopo ci sia successo poi quello che 20 anni dopo l'uscita del romanzo è successo quello che è successo. Non è un caso che ne parliamo ancora adesso, che sono passati 80 anni, e il film più famoso che record di incassi di quest'anno è appunto un film Oppenheimer che parla appunto di questo momento storico appunto come è stata creata, sperimentata e usata, poi usata la bomba atomica. Dunque, io non ti nascondo che certe volte, nei momenti proprio così più un po' di scoramento, penso tra me e me che l'umanità stia facendo tutto per dimostrare che è arrivata al capolinea, proprio perché si vede veramente una stupidità, una malvagità, un'ottusità in tante situazioni, dalle più eclatanti, ma anche nelle piccole cose quotidiane. Però poi, insomma, credo che invece, insomma, bisogna essere speranzosi, bisogna essere ottimisti. Siamo, anche se nelle nostre poesie, nelle nostre cose descriviamo il male, il brutto, sembriamo così pessimisti, in realtà, insomma,
alla fine sotto sotto una speranza nel genere umano dobbiamo averla, se no siamo qui, non saremo qui, insomma, dovremmo essere da un'altra parte. Siamo qui, quindi dobbiamo sforzarci di esserlo. Ecco, l'altra cosa, l'altra, ecco, parola che mi ero segnato tra quelle che hai detto tu prima, appunto me la sono segnata qui adesso, è memoria. Hai usato la parola memoria, che secondo me, ecco, è importantissima. Quindi la memoria deve essere mantenuta, deve essere coltivata. Non dobbiamo dimenticare quello che è stato il passato, quello che le grandi tragedie, le grandi sciagure del passato. Da lì dobbiamo imparare, appunto, a fare in modo che non vengano ripetute queste cose. Ecco, qui invece uno guarda quello che succede e dice: ma come, allora non abbiamo imparato niente. Ecco. Ecco, la domanda era che cosa può fare, ecco, la poesia, che cosa resta al poeta. Ecco, mi ricollego a quello che ho detto prima. La poesia può fare molto e deve essere prima di tutto, secondo me, sempre attenta e attaccata alla realtà, anche quando non parla o descrive direttamente la realtà. Poi descrivere poi la realtà può anche diventare cronaca, non è più. C'è una, infatti, una collaboratrice che mi ha preso, si chiama Cronaca e Letteratura. Appunto, a volte parlare di queste cose sembra si mischiano, si mescolano, non si capisce più se è cronaca, se è poesia, se. La poesia, ripeto, può fare molto, deve guardare la realtà, deve cercare di elaborarla, di capirla, di interpretarla e di ritrasmetterla poi al lettore, attraverso l'occhio attraverso lo sguardo del poeta. Può essere uno sguardo poi benevolo, o nichilista, abbiamo usato anche la parola nichilista prima, no? Però insomma, da lì poi sta al lettore, al fruitore, diciamo così, elaborare il tutto, vedere dove si può andare. Però ripeto, la risposta sta un po' in parte anche nel titolo della vostra rassegna, ritorno a quello che dicevamo prima. Così inutile, così necessaria. E sottolineo tra queste due parole la parola necessaria, perché qualcosa serve. Perché non se lo sappiamo spiegare, ma serve. Perché se non c'è, ne sentiamo la mancanza. Se non c'è, ne sentiamo il bisogno. E anche se non la capiamo, anche se è difficile da capire, da masticare, da digerire, però deve esserci, secondo me. La frase poi che dicevi prima di Flaiano è una frase che mi piace tantissimo, è bellissima. Io penso che Flaiano sia stato il più grande aforista, è stato grande giornalista, grande reporter, grande sceneggiatore per il cinema, grande scrittore, eccetera. Grandissimo aforista, non solo aforista italiano, forse, ecco, anche di più, anche allargando i confini. La frase è questa: la stupidità degli altri mi affascina, ma preferisco la mia. Ed è, secondo me, veramente c'è tutto, c'è l'autoironia, c'è quel po' di cinismo, di sguardo così un po' anche Incantato. impietoso che non guasta. Allora, io ho scelto tre poesie che tu poi nel nostro recente scambio avevi indicato, quindi mi sono attenuto a quello che tu hai chiesto. Sono Preghiera del cittadino stanco, Preghiera del cittadino stanco, Tutto bene, e l'altra è Agitato. Allora, Preghiera del cittadino stanco, che è del 2011. Questa è nata come una preghiera. Vuoi fare solo un piccolo parere? Non vi piace spiegare, così non vanno spiegate, però beh, insomma, è nata come una preghiera, e così è, una preghiera, nonostante io, cioè, non sono un cattolico praticante, sono
battezzato, ho avuto tutti i sacramenti, diciamo così, ma non sono un cattolico praticante. Mi pongo un po' così nei confronti della religione, ancora non ho capito bene come. Però è nata come una preghiera nei confronti di Dio, e quindi così è. Preghiera del cittadino stanco. Liberaci dal male, o Signore. Liberaci dalle flatulenze del potere, dall'arroganza interministeriale e da quella misera e quotidiana, dagli amici corrotti e dai nemici nascosti, dalla triviale opulenza e dall'inaccettabile sofferenza, dai parassiti di ogni specie, dai padroni delle guerre, dagli uomini stupidi e pericolosi. Liberaci dal falso progresso, dalla logica del denaro e dal denaro senza alcuna logica, dalla ricchezza ostentata e dalla povertà mal sopportata, dai saltimbanchi del dolore e dagli esteti della catastrofe. Liberaci dall'odio istituzionale, dalla paura brandita come clava e dalla cattiveria giustificata. Liberaci, o Signore, dall'apatia, dalla follia dei potenti e dalla nostra rassegnazione. Fa che ogni nostra azione conduca a ottenere il meglio, partendo da cuore e ragione. Fa che i nostri cuori riprendano a vibrare di rabbia e di passione. Aiutaci infine a ritrovare la bellezza delle nostre anime perse. Amen. In questa poesia E qui c'è forse vedevo anche un po' una risposta ancora, alla domanda che sì, facevi prima. ancora la volontà di rabbia e È passione, no? insopita la passione, la rabbia, il cuore che vibra, che diciamo. L'invito, insomma, alla divinità a ridarci quell'energia. Esatto, qui punti forse anche. Questa è del 2015, tutto bene. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, va tutto bene. Tutto bene. Sul serio, le cose non potrebbero andare meglio. Siamo sul punto di cadere, ma non c'è pericolo alcuno. La società organizzata procede a meraviglia. I treni sono in perfetto orario. I conti sono in ordine, la matematica, si sa, non è un'opinione. Non è un'opinione. E anche se i conti non tornano, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Va tutto bene, in fondo siamo solo esseri umani, non c'è pericolo alcuno. E non fatelo sapere che siamo sul punto di cadere. Ecco qui, davanti alla poesia, Sì, ha un po', ecco, non so se si vede, però cadere è scritto in modo appunto c'è più tutto un laborio anche grafico, diciamo. carattere tipografico, no? Quindi, Esatto. per rimarcare il concetto. Ecco, Aggettivi invece è una delle ultime, siamo nel 2020. Aggettivi. Attenzione al prossimo bagliore. Interromperà il battito della farfalla e la corsa a valle dell'acqua. Un intero millennio in un istante, a balenare di fragore muto, uno scempio di detonazione. Toglierà il respiro agli animali e non ci sarà spazio, non più spazio sufficiente, non ce ne sarà. Un infinito raccolto infinitesimale nell'orizzonte buco nero, la memoria spaccata in due, gli aggettivi ormai finiti. Ecco, mi ricordo che facciamo una lettura. Con l'editore Mauro Ferrari, finto capo, lessi alla fine questa cosa e lui si voltò verso me e mi disse: bene, grazie, ti ringrazio per aver letto questa, per averci finito con grande ottimismo questa serata, perché sembra una cosa appunto, così mi immagino, un po' catastrofica. Però insomma, vabbè, anche qui poi sotto sotto, anche in questa raccolta, poi alla fine ho fatto in modo che ci siano, che possa trasparire anche quell'autoironia, quell'ironia e anche quella flebile speranza per il futuro, che insomma, mi auguro ci possa aiutare. Questo era Dobbiamo e dobbiamo sempre avere. questo qua, è quanto, assolutamente, quello sono, di quello ne sono certo. E anche sono altrettanto certo che, appunto, non voglio ripetermi, però la poesia ci può aiutare anche in questo senso, ecco. E quindi. Cognizione e ricognizione, no? Che è un tuo verso. Esatto. Avere coscienza anche nel dubbio e fare anche ricognizione, comunque certificare, Certo. archiviare, memorizzare, insomma, no? Non rimanere anestetizzati, appunto. No, infatti, che poi quello
Ritorno poi a quello che dicevamo prima a proposito di Bologna in lettere, appunto, ricognizione, che è un termine che è molto appropriato, si sposa benissimo con quella che è la filosofia del nostro festival, appunto perché abbiamo fatto tante ricognizioni nel corso degli anni in autori del passato, vengono riproposte così. Quindi la ricognizione, la memoria, diciamo prima, importantissima. La memoria va mantenuta, va coltivata, va preservata. Quindi anche questo non solo in ambito poetico, ma proprio in ambito etico, poetico e etico. Sono tutte cose che secondo me sono collegate fra loro, sono legate poi da un sottile filo rosso tutte queste cose, quindi non sono staccate, non sono concetti staccati o astratti, messi uno qui, uno là, eccetera. Si prendono, si mettono tutti assieme, sono tutti collegati fra di loro, secondo me. Anche la poesia, l'arte, il fare cultura deve procedere in questo senso, con questi fili legati fra di loro. Io ti ringrazio, Nea, l'associazione Rosmini fa memoria anche registrando gli incontri con gli autori, quindi questo incontro è registrato e sarà appunto visionabile già da domani, tra pomeriggio, dopodomani, e sarà appunto sul sito associazionerosmini.it, dove appunto nella sezione video registriamo, archiviamo, conserviamo memoria appunto questi dialoghi, questi momenti importanti che riguardano la letteratura, ma anche le scienze, la matematica, la sociologia, la filosofia, la teologia, varie discipline. Ecco, grazie di cuore Enea Sì, per il grazie. dialogo e chiedo tra i presenti in sala o online con Zoom se qualcuno vuole intervenire e porre una breve domanda ad Enea Roversi. Ecco, vedo in sala abbiamo l'amico critico Giuseppe Colangelo che vuole farti una domanda. Allora, non ho sentito per nulla la parola poesia civile. Pare che su questa definizione sia caduto una sorta di sipario. Io invece rivendico la necessità di restaurare questa definizione in tutta la sua pienezza. A doversi chiedo, tra questi due estremi, uno, mi viene in mente Giovanni Giudici, il quale riteneva che il poeta, per lo stesso fatto che è armato di un linguaggio alto, fa comunque poesia civile. E invece altri pensano che ci voglia un surplus di intenzionalità, e cioè la poesia civile deve essere una scelta forte. Perché è uno dei modi per contrapporsi al bla 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 che domina torno torno. Ecco, vorrei sapere, dovessi, che cosa ne pensa di questa dicotomia. Spero di aver capito la domanda perché sentivo molto male, sentivo che Nel rimbombava. frattempo suonano le campane. Ho capito, Le campane. ecco, quindi ho sentito, Squillo. spero di aver capito, bene la domanda. Allora, si parla di poesia civile ed è, sono d'accordo, non deve essere assolutamente accantonata. Io cito spesso autori come, mi piace citare autori come Franco Fortini È citato anche dentro l'ultima raccolta, in effetti. Esatto, qui, ma anche Nelorisi, che secondo me non rientra solitamente fra quelli che sono indicati come poeti esponenti della poesia civile, ma secondo me è un poeta di grande sostanza dietro a questa
patina di leggerezza. Io sono un autore che amo perché ha questa aura così di leggerezza, ma in realtà i suoi versi sono pregni proprio di grande significato, anche civile. Ecco, io non. Qualcuno ha parlato a volte di poesia civile anche per quello che scrivo io. Io non amo, insomma, è una cosa che non dico mai di me stesso perché non mi piace, come dire, usare catalogazioni, magari lascio che siano altri a dirlo, ecco, e non è la mia intenzione scrivere volutamente cosa civile, però sicuramente è importante l'aspetto, l'ho detto poi anche prima, la poesia deve essere assolutamente ancorata alla realtà, deve saper guardare la realtà, saperla descrivere. Non so se questo sia fare poesia civile. Poi ripeto, ci sono grandi autori del passato, ma ci sono anche autori del presente che lo fanno. Regolarmente. Quindi non, da parte mia c'è la volontà di scrivere qualcosa che parli del presente, che parli del disagio, del mal di vivere quotidiano, e spero di saperlo rendere, ecco, di quello che sarà la mia intenzione. Però ripeto, purtroppo la domanda è stata appunto, come dire, inquinata da questi suoni esterni. Io spero di aver risposto sufficientemente, soddisfacentemente, se no chiedo al critico di rifarmi la domanda perché. Comunque c'è un'istanza civile nella tua Allora, poesia, ripeto, ovviamente. qualcuno l'ha ravvisato Sì, anche no, questa cosa. senz'altro. Mi ha chiesto, ma tu sei. Perché nella coscienza e nella critica è un atto civile, non è un atto puramente lirico Assolutamente, esistenziale. quello sicuramente. Poi, ripeto, non. C'è Colangelo, Enea che vuole. No, se va benissimo. La scelta di Nello Ricci è perfetta, mi trova assolutamente d'accordo. Siamo in Bene. presenza di un poeta che fa poesia civile con grande leggerezza. Quindi, quando parlo di poesia civile, intendo anche che bisogna saperla fare. Ci vogliono gli strumenti, bisogna essere poeti veri, se no è chiaro che si diventa retorici e assolutamente inadeguati. Allora, visto che Roversi non vuole autoclassificarsi, io mi permetto di dire che in alcuni suoi testi ho sentito chiaramente quella indignazione che è assolutamente necessaria rispetto al nostro tempo per fare poesia civile. Grazie. Certo. Grazie, grazie da parte mia. Il fatto che abbia, come dire, inteso questa indignazione è una cosa che mi rende felice perché io proprio l'indignazione è una delle cose, è uno dei sentimenti principali che penso che io cerco di rappresentare in questa cosa. Mi fa piacere poi questa condivisione di questa passione per Nello Risi che io ritengo sia un po' sottovalutato, un po' underrated, come dicono gli inglesi, no? Un po' sottovalutato nell'ambito del gotha dei grandi poeti del Novecento italiani, andrebbe, secondo me, riletto, rivalutato, riesaminato, ricriticato, riguardato come merita, e quindi questo qua. Poi ripeto, grazie per l'apprezzamento, quindi non posso che esserne lieto di questa cosa. C'è un altro intervento. La preghiera del cittadino. Era cittadino stanco, sì. Io mi occupo di anche di Siria, il sinistro dell'arte, c'è un trend, Ma sì, non si sente poco, ci sente poco. Devo tenere la pubblicità, Me la ripeti tu quella domanda? mi sente?
adesso sì. Volevo fare i complimenti per la prima poesia, soprattutto. Grazie, E se io gentile. insegno storia dell'arte alle quinte, a tutti i corsi del Liceo Da Vinci qui di Trento, stamattina parlavamo proprio con la mia quinta dell'arte impegnata, quindi dovevo introdurre l'arte del realismo francese, eccetera, ho fatto tutta una carrellata dal romanticismo. Quando arrivo a Courbet, c'è sempre una frase che mi piace citare da Courbet, da Gustave Courbet. Lui diceva che bisognava incanalire l'arte. Ecco, volevo solo dire questo, complimenti ancora. Incanaliere l'arte. La Sì. prossima volta devi citare in esergo Courbet. Esatto. Lo spaccapietro. Grazie. Tra l'altro, volevo, visto che appunto la professoressa Si chiama Sabina. Sabine, è un'insegnante di arte, se ho capito bene. Ecco, allora volevo dedicarle questo altro esergo che sempre dal mio ultimo libro, che è un esercapo di un grande pittore, che è Mark Rothko, che dice: alcuni artisti vogliono dire tutto, ma io credo che sia più profondo dire poco, che è un altro bellissimo aforisma no, allora, grazie innanzitutto per l'apprezzamento per la poesia di prima, e poi grande stima per chi opera nella scuola con tutte le difficoltà che ci sono e cerca appunto di educare i giovani, quello che dicevamo prima, no, Massimo, no? Alla passione per l'arte, per il bello, credo che sia importante. Difficilissimo, immagino, durissimo in un periodo come questo. Però penso che sia importante, appunto, ripeto, grande stima per i vostri associati, per queste persone che si occupano di fare cultura proprio quotidianamente, come passione, non come passione, come lavoro. Fanno queste cose perché, beh, io sono uno che lo faccio così per passione, non sono un operatore culturale a tempo pieno, come dire, però chi lo fa come attività, veramente la mia massima stima, proprio perché viviamo in un periodo in cui penso sia ancora più difficile che un tempo fare queste cose e portare avanti certi tipi di discorso. Quindi queste qua. Difficile, ma necessario. Non Ecco, necessario, esatto. se qualcun altro, anche online, in Zoom, vuole porre un quesito, fare Sì, una mi piacerebbe. considerazione, comminare versi. C'è un altro intervento dalla sala. Giovanna, prego. Anche a me è piaciuta molto quella poesia Cittadino Hai Stanco. avuto molto successo Ah, con Cittadino. grazie, hai scelto bene allora, Tomas. La Meritatissimo linea che la scelta, di meritatissimo. pergamena. Ecco perché vorrei assaporare parola per parola, perché mi sembra la conclusione bella, al di là di tutto, molto, e mi è rimasto l'amaro bocca. È rimasto la mano in bocca, sta dicendo Giovanna, al di là dell'irismo, eccetera. Visione positiva. Ho capito che il poeta è molto attento alla realtà e quindi è in dovere anche descrivere quello che sente. E io ho sentito in questa tua preghiera finale una capacità, al di là della capacità espressiva, proprio quel fare portavoce di un sentimento collettivo. Quindi l'ho sentita anche mia e penso che sia di tanti altri. Ecco, e in quella che era, ho sentito anche quella flebile speranza di cui hai parlato, che al di là di quell'onda, che sommerge tutto, è rimasta quella flebile speranza e il sorriso di quel bambino. Grazie. Grazie da parte mia, come si chiama? Massimo, la signora Giovanna, Giovanna. Signora Giovanna, grazie, grazie, insegnate poetessa. grazie. Bene, bene, bene. No, mi fa piacere che
si è arrivata a questa cosa. Ripeto, è una cosa che ho scritto nel 2011, però potrebbe essere stata scritta anche l'anno scorso, perché quei sentimenti di disagio, torniamo a parlare di disagio che avevamo fatto all'inizio, di impotenza, di quella sensazione di irrisolto, di qualcosa, di voler fare qualcosa ma non sai che cosa puoi fare. C'erano allora, ci sono anche adesso, e quindi ecco, in questo senso, chi scrive poesie a volte le scrive in un momento. E poi a distanza di tempo queste cose rimangono o diventano attuali, diventano giuste in quel momento, anche se non è il momento in cui le scrivi, diventano giuste a distanza di tempo. Ripeto, grazie tante per questa accoglienza, per queste manifestazioni di affetto e di apprezzamento che avete avuto nei miei confronti. Mi fa molto piacere. Volevo, non so se poi ci sarà il tempo, lo faccio adesso, Massimo, se mi permetti, ringraziare nuovamente te, sei un caro amico e un importante operatore culturale di cui ho avuto molta, molto, verso quale ho nutro molta stima, tu sai, e naturalmente l'associazione Rosmini, di nuovo il professor Claudio Tugnoli e tutti i presenti, le persone presenti, le persone che ci hanno seguito online, quelle che seguiranno. Volevo solo ricordare, per finire, perché non l'ho fatto prima, i nominativi dello staff perché penso sia doveroso, staff di Bologna in Lettere, che appunto abbiamo parlato di, insomma, oltre a me, il direttore Enzo Campi, ci sono Sonia Caporossi, Serenella Gatti Linares, Francesca Del Moro, Maria Laura Valente, Nerio Vespertin, avremo tra poco come nuovo ingresso, lo annunciamo qui, Bartolomeo Bellanova. E quindi ringrazio anche tutti quelli che hanno fatto parte in passato del nostro staff, che ci ha aiutato, con il quale siamo rimasti in rapporti di amicizia, e ognuno e ognuna di loro ha dato sicuramente un grande contributo. Bologna in Lettere arriva adesso, l'anno prossimo era la 12ª edizione, e così. Siamo contenti che questa cosa stia andando avanti, quindi Bene. speriamo bene. Ecco. Speriamo poi nuovi incontri, nuove, come dire, interazioni, no? Che ci possano essere adesso. Contaminazione. Sì, Bene. grazie Grazie di cuore, Nea Roversi, per a voi questo davvero. dialogo. Ecco, noi diamo appuntamento a giovedì prossimo, sempre sia in presenza in via Dodi 8, a Trento, sia online con la piattaforma Zoom, e per il terzo incontro del ciclo Così inutile, così necessaria la poesia, e saremo in dialogo con Stefano Iori e Carla Villagrossi del Festival di Poesia di Mantova. A nome anche del presidente Claudio Tugnoli, di tutto il direttivo dell'Associazione Rosmini di Trento, ringraziando ancora Carlo Nero Versi, un saluto a tutti, un augurio di giorni sereni. Grazie, un abbraccio a tutti e a tutti, grazie.